Oggi approfittiamo di questa prima ora di lezione per approfondire alcune caratteristiche della tensione esercitata da un filo. Ieri abbiamo affrontato lo studio di un pendolo semplice e abbiamo visto che in un pendolo semplice il filo che trattiene la massa M esercita una tensione, che è una forza di reazione vincolare sostanzialmente. Allora, ci vogliamo focalizzare sulle alcune proprietà della tensione. Allora, per fare questo, come primo caso, studiamo il caso, diciamo, di un filo teso in condizioni statiche. Che cosa intendiamo? Supponiamo di avere un filo. E supponiamo che ai due estremi di questo filo siano applicate due forze, che possiamo chiamare FA ed FB. E supponiamo che le due forze abbiano la stessa intensità, cioè che il modulo di FA sia uguale al modulo di FB. Che possiamo chiamarlo F, ma non ci serve. Questo vuol dire che il filo sarà fermo. Ad esempio, potremmo esercitare queste due forze. Uno potrebbe pensare, ad esempio, di avere due carrucole e tendere un filo applicando due masse uguali all'estremo di queste due carrucole. Allora, questo manterrebbe in tensione il filo. Però non ci preoccupiamo più che dei dettagli di come si può ottenere. Adesso, quindi siamo in condizioni in cui il filo è fermo e supponiamo di andare a focalizzare l'attenzione su un tratto di questo filo. Quindi quando noi immaginiamo con una lente di ingrandire questo tratto di filo, vedremo, lo disegno così, un tratto di filo fatto in questa maniera. E in particolare io potrò focalizzare l'attenzione su un elementino, questo filo che posso immaginare di lunghezza dx molto piccolo. Allora io so che questo elementino di filo, anzi prima di dire questo, io so che applicate queste forze FA e FB agli estremi, il filo tira, diciamo, da questa parte con una tensione, perché vuole mantenere questo punto fisso, e potremmo chiamare questa tensione ad esempio T1. E so che il filo tirerà anche da questa parte qua con una tensione T2. E in linea di principio, allo stadio della nostra descrizione, non sappiamo se le due tensioni T1 e T2 siano di ugual modulo o no. Allora, che cosa succede se uno va a vedere un singolo elementino? Allora, chiaramente questo singolo elementino sarà tirato dall'elemento adiacente che si trova a destra con una forza, chiamiamola una tensione, possiamo chiamarla con lo stesso nome T1, e sarà tirato nella direzione opposta da una tensione T2. Allora adesso se quindi questo elementino è tirato sia a destra che a sinistra dagli elementi che sono accanto a lui, allora quando vado a scrivere la legge di Newton per questo elementino di filo, dovrei scrivere F uguale ma.
chi sono le forze che agiscono su questo elementino? Sono T1 e T2. Ma dal momento che io sono in condizioni statiche, e cioè questo elementino di filo è fermo e non ha accelerazione, quello che scopro è che la somma di queste due tensioni deve essere uguale a zero. Quindi questo vuol dire che la tensione T1 è uguale a meno la tensione T2, cioè queste due tensioni sono uguali ed opposte. Adesso questo ragionamento io lo posso ripetere per tutti gli elementi adiacenti, da una parte e dall'altra, fino ad arrivare agli estremi del filo. E quindi ne concludo che la tensione agli estremi del filo è la stessa, ma in verso opposto. Quindi quando vado a vedere il disegno quando vado a vedere il disegno superiore, questo qui, allora capisco che le due tensioni T1 e T2 sono una opposta all'altra. E in generale noi potremmo scrivere che la tensione T1 è uguale alla tensione T2 in modulo, cioè i moduli sono uguali, e la chiameremo tensione del filo. E qualsiasi elemento intermedio del filo è sottoposto a destra e a sinistra alla stessa tensione. Allora, ovviamente, lo scriviamo qui come nota, noi lo abbiamo detto ieri, abbiamo assunto che il filo sia inestensibile, cioè che la sua lunghezza non cambi una volta sottoposto a sollecitazione. In realtà, quando uno va a fare la teoria dell'elasticità dei corpi, scopre che c'è un allungamento anche dei materiali solidi, come è atteso ragionevolmente, però non ce ne interessiamo. Adesso, che cosa succede in condizioni dinamiche, cioè in condizioni in cui il filo si muove? In condizioni dinamiche, cioè filo in moto. Allora, qui si possono mettere in evidenza due situazioni distinte. E nel corso di Fisica 1 noi sostanzialmente trattiamo solo la prima, mentre per la seconda facciamo un esempio oggi, in maniera che voi capiate la differenza, ma poi sostanzialmente negli esercizi non lo useremo mai. Allora, c'è, diciamo, un caso che chiamiamo caso 1, in cui noi supponiamo che il filo abbia massa nulla, cioè che io possa trascurare la massa del filo rispetto a quella di eventuali corpi attaccati a questo filo, come il caso ieri del pendolo. Allora posso ripetere esattamente il ragionamento che ho fatto prima. Disegniamo solo la seconda parte del disegno. Supponiamo di avere un filo che è sottoposto a delle forze esterne e supponiamo che la forza A e la forza B abbiano un modulo differente, no? Cioè io tiro ad esempio più a destra che a sinistra.
Allora, che cosa succederà? Succederà che il filo, tirato più da una parte che dall'altra, verrà accelerato. Quindi ci sarà un'accelerazione, ad esempio da sinistra verso destra. Adesso, quando io focalizzo l'attenzione su un pezzettino di filo e devo andare a scrivere la legge di Newton per questo pezzettino di filo, devo scrivere che la somma delle forze che agiscono su questo pezzettino di filo, e abbiamo detto che questo viene tirato da una parte da T1 e tirato da questa parte da T2, deve essere uguale alla massa del pezzettino di filo per l'accelerazione. Anzi, siccome prima l'ho scritto così, se il mio filo è di lunghezza dx, cioè un elementino infinitesimo, allora la sua massa non sarà finita, ma sarà infinitesima. Quindi io qua ci metterò dm per a, la massa dell'elementino per a. Però adesso vedete una cosa: se io assumo che la massa sia nulla, sia trascurabile, questo pezzettino di filo ha una massa trascurabile e nonostante che ci sia accelerazione del pezzo di filo, cioè che questo venga accelerato, la somma delle forze può essere considerata zero. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se un corpo ha massa nulla, per accelerarlo basta una forza molto piccola e al limite tendente a zero. Quindi questo che cosa mi dice? Mi dice che se il filo ha una massa nulla, allora in condizioni dinamiche, la somma di queste due tensioni deve essere uguale a zero, ovvero che T1 di nuovo è uguale a meno T2, ovvero che il modulo di T1 è uguale al modulo di T2, è uguale alla stessa tensione. Quindi si replica il caso che abbiamo visto in condizioni statiche. Cioè, in un filo, anche se questo si muove, no? Con un'accelerazione, la tensione è uguale in tutti i punti del filo, in particolare ai due estremi. E questo è, diciamo, il caso in cui noi ci metteremo sempre. Cioè, noi considereremo sempre, ad esempio, che se abbiamo due masse, scusate. Oh. Considereremo sempre che se abbiamo due masse, ad esempio M1 ed M2, collegate da un filo inestensibile e di massa nulla, ai capi di questo filo ci potrà essere una tensione e questa tensione sarà uguale ed opposta. Molto spesso nei testi voi non vedete scritto T1 e T2 qui, ma vedete scritto T, anche se a rigore questi due vettori non sono uguali perché uno è opposto all'altro, ma per semplicità di notazione uno usa lo stesso simbolo per essere un po' più spicci. E quindi ci mettiamo, questa è l'osservazione che facciamo. Adesso c'è un caso 2. E qual è il caso 2? C'è un secondo caso ed è quello in cui il filo è massivo, cioè io non ne posso trascurare la massa. Allora, in questo caso vedremo in generale la tensione agli estremi non è la stessa. Allora, non stiamo, diciamo, a dimostrarlo, faremo solo un esempio adesso, in maniera tale che sia chiaro quello che succede. Però, diciamo, possiamo dire una cosa. Nel caso 2, c'è comunque
una situazione in cui la tensione è la stessa, lo scriviamo qui, comunque, la tensione è la stessa se il filo si muove di moto uniforme. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, rifacendo di nuovo l'esempietto che abbiamo fatto prima, se io ho un filo, ci concentriamo su un tratto di filo, e questo filo si sta muovendo di velocità costante, e quindi la sua accelerazione è nulla. Comunque, quando io vado a scrivere l'equazione del moto, avrò T1 più T2 uguale massa per accelerazione, e anche se la massa, diciamo, che abbiamo chiamato dm, è diversa da zero, siccome sono in moto uniforme e l'accelerazione questa volta è uguale a zero, e comunque ho uguale a zero. Quindi in un filo massivo che si muove con velocità costante, la tensione è uguale in tutti i tratti del filo. Mentre il caso generale, quello di un moto con accelerazione, nel caso generale, l'abbiamo scritto qui, in generale vale che la tensione non è la stessa. Allora, per chiarire questi concetti e per fare anche un esercizio di dinamica, facciamo l'esempio numero 219 proposto dal libro. Quindi facciamo l'esempio 2.19 del Mazzoli di Microvoci. Il libro fa un esempio, diciamo, non numerico, cioè non vengono dati dati numerici, ma noi aggiungiamo dei dati numerici così poi facciamo anche dei calcoli. E dice la seguente cosa: supponiamo di avere un piano orizzontale, supponiamo che su questo piano orizzontale siano appoggiati due corpi, supponiamo che questi corpi si chiamino, a me misteriosamente non capisco perché l'ha chiamati Q e P. Supponiamo che questo abbia massa MQ, questo abbia massa MP. Supponiamo che i due corpi siano legati da un filo di massa nulla e inestensibile, quindi un filo inestensibile e di massa nulla. E supponiamo che dall'esterno, un agente esterno, stia esercitando una forza che trascina il corpo P, il quale a sua volta trascina il corpo P, scusate, il corpo Q tramite il filo. E il testo vi dice anche che c'è un coefficiente, ci può essere un coefficiente di attrito dinamico, chiamiamolo mi con D del corpo Q, questo chiamiamolo mi con D del corpo P, tra i corpi e il tavolo. E possiamo dare dei dati, possiamo dire ad esempio che la forza esterna abbia un modulo di 10 newton, possiamo dire che MQ sia 2 kg, MP invento, sia pari a 4 kg, e il coefficiente di attrito dinamico di Q sia 0,5, mentre il coefficiente di attrito dinamico di P sia 0,3. Questi li invento in questo momento. Allora, vogliamo studiare qual è il moto di questi corpi. Adesso, questo è un esercizio di dinamica e quindi io lo studio con il metodo della dinamica. E il metodo della dinamica qual è?
quello di identificare quali sono le forze che agiscono su questi punti materiali, scrivere la legge di Newton, proiettare la legge di Newton su un sistema di riferimento e poi studiare il moto. Allora, possiamo studiare separatamente, come fa il vostro libro di testo, i due casi. Cioè, supponiamo il primo caso, caso 1, no, attrito. Cioè, supponiamo per il momento che non ci sia attrito. Allora, quando vado a studiare il moto di questi due corpi, Q e P, e questi sono connessi da un filo e sono poggiati su un piano, mi domando quali sono le forze che agiscono su questi punti materiali. Allora, senz'altro so che c'è la forza esterna che tira in questa maniera. Poi, qualcuno di voi mi può dire altro? Forse forza peso e reazione che si potrebbero bilanciare, però. Non ho capito? La forza peso e la reazione vincolare, che però forse si bilanciano. Va bene. Quindi sul corpo P e sul corpo Q agiranno le loro forze peso e le reazioni vincolari. Adesso, secondo voi, queste forze peso e reazioni vincolari come sono tra di loro? Opposte. Come sono? Uguali opposte. Uguali ed opposte. Quindi si compensano. C'è attrito in questo caso? No. Quindi sono interessato a sapere quanto vale la reazione vincolare? No, perché non devo metterla nella forza d'attrito. Quindi, diciamo, neanche le disegno sulla lavagna le forze peso e le reazioni normali, perché so che si compensano tra di loro. Quindi non le disegno. Ci sono altre forze? La forza che il filo esercita sul corpo, la tensione. La tensione del filo. Allora, se ho capito bene, c'è una tensione del filo. Dove agisce questa tensione del filo? Sarà opposta alla forza esterna. Allora, c'è una tensione del filo qua, che tira in questa direzione. C'è altro? Anche dall'altra parte? Altro corpo anche. Tira anche in direzione opposta. Queste le possiamo chiamare anche T1 e T2. Però una cosa è chiara, è che queste due tensioni, T1 e T2, devono essere uguali ed opposte e devono essere pari a T, perché il filo ammassa nulla. D'accordo? Allora adesso, quando io vado a scrivere le leggi di Newton, no? F uguale MA, per il corpo Q, che cosa scriverò? Quando vado a scrivere F uguale MA, che scriverò? Chi sono le forze che agiscono sul corpo Q? T2 è la forza esterna che si porta appresso anche il corpo Q. Ecco qua. Chi è che tira Q? È la tensione del filo. La forza esterna non è applicata al corpo Q, ma è applicata a P, sta tirando P. D'accordo? La forza esterna non agisce sul corpo Q, lo vedete? Che è applicata qui e non qua. Quindi su Q qual è l'unica forza che agisce? T2. Basta. E quando scrivo Newton, questo deve essere uguale alla massa del corpo Q per accelerazione del corpo Q. Vi torna? Vi torna, ragazzi? Ok. Sì. Invece, quando devo studiare la dinamica del punto P, mi domando, adesso mi risponde la ragazza che ha parlato prima, chi sono le forze che agiscono su P? Sia T1 che la forza esterna. Brava, T1 più la forza esterna. Queste sono le due forze che agiscono e questa somma deve essere uguale alla massa di P per l'accelerazione
scusate, scritto male, per l'accelerazione del punto P. Quindi queste sono le due equazioni di Newton per i due corpi. Allora, vedete che abbiamo fatto un po' un saltino, perché noi siamo sempre stati abituati a scrivere FMA per un punto materiale, adesso abbiamo due punti materiali, e quindi scriviamo separatamente le due leggi di Newton per i due punti materiali. Adesso è chiaro che c'è un'unica direzione rilevante in questo modo, che è la direzione X, quindi queste equazioni vettoriali in realtà sono importanti solo lungo la direzione X e le devo proiettare lungo X. Adesso, se prendo la prima e la proietto lungo la direzione X, che cosa ottengo? Chi è la proiezione di T2 lungo la direzione X? T2 è diretta proprio lungo X. E quindi la sua proiezione lungo X è il modulo di T2, che io ho chiamato T. Quindi scriverò T con il segno più, deve essere uguale alla massa di Q per l'accelerazione di Q. Per nella seconda equazione, quando vado a proiettare lungo la direzione X, me la dettate voi la proiezione? Com'è la proiezione? Meno T. Di T1, poi la forza esterna. Quindi, ma T1 che segno ha? Negativo. La chiamiamo meno T perché abbiamo chiamato il modulo delle forze T, no? Poi faccio più la proiezione lungo X della forza esterna, ma la forza esterna è tutta diretta lungo X, quindi ci metto, questo è il modulo della forza esterna, deve essere uguale alla massa di P per l'accelerazione di P. Quindi ottengo queste due equazioni accoppiate tra di loro. È chiaro? Adesso c'è un punto importante che è la prima volta che incontriamo e quindi ce ne dobbiamo, lo dobbiamo capire bene, che è il seguente. Noi abbiamo assunto che il nostro filo abbia massa nulla e questo lo abbiamo utilizzato, perché abbiamo utilizzato che le due tensioni sono uguali ed opposte. Ma abbiamo assunto anche che il filo è inestensibile. Questo che vuol dire che il filo è inestensibile? Vuol dire che se P si sposta di una certa quantità delta X, no? Q si deve spostare della stessa quantità delta X. No? Quindi la posizione di P e Q, la distanza tra P e Q, rimane sempre la stessa, perché il filo non si può allungare. D'accordo? Allora, se P si sposta di delta X e lo spostamento è uguale, questo vuol dire anche che se P si sta spostando con una certa velocità, anche Q si deve spostare con la stessa velocità, perché nello stesso intervallo di tempo si deve spostare della stessa distanza. Ma se le velocità sono uguali e cambiano, cioè se c'è un'accelerazione, allora l'accelerazione deve essere la stessa per tutti e due i corpi. Quindi il fatto che il filo sia inestensibile mi dice, e ce lo segniamo qua di lato, cioè il filo è inestensibile, questo ci dice che l'accelerazione del corpo Q deve essere uguale all'accelerazione del corpo P, perché la loro cinematica deve essere legata, in quanto stanno a distanza fissa. E questa accelerazione la possiamo chiamare A, è l'accelerazione comune. Allora, quindi questo che vuol dire? Che qui, questo altri non è che MQ per A, e questo altri non è, lo scrivo qui, che MP per A. Le due accelerazioni sono le stesse. Allora, una volta che ho capito questo, allora vedo subito che io ho un sistema di due equazioni in cui ho due incognite. La tensione e l'accelerazione. Tutte le altre quantità sono note. E quindi posso risolvere per una delle due. Allora, come faccio a risolvere? Posso ricavare la tensione dalla prima, sostituirla nella seconda,
oppure ricavare l'accelerazione dalla prima e sostituirla dalla seconda. A me piace, quando ho queste due equazioni, se voi vedete qui, se io cancello questo e cancello questo, no? Ok? Mi piace, qui c'è un uguale, anzi, è qua l'uguale. Se io sommo membro a membro queste equazioni, se le sommo tra di loro, siccome sono delle equazioni, quando le sommo l'uguaglianza non cambia, che cosa succede? Più t e meno t si semplificano e quindi la somma è 0, mi rimane solo la forza esterna, deve essere uguale la somma dall'altra parte, quindi mq per a più mp per a. Ovvero io ricavo che la forza esterna deve essere uguale a massa di Q più massa di P per l'accelerazione. Quindi posso ricavare che l'accelerazione cui è sottoposto il filo è la forza esterna diviso la somma delle masse. Adesso, siccome la forza esterna era 10 e la somma delle masse era 2 più 4, questo mi viene 5 terzi, che è circa 1,67 metri al secondo quadro. Cioè l'accelerazione con cui si muoverà si muoveranno i miei corpi sarà la stessa ed è pari a 1,67 metri quadri. Adesso, se mi voglio domandare quanto vale la tensione, basta che prendo questa prima equazione qui, questa qua, sostituisco il valore dell'accelerazione e trovo la tensione. Quindi io so che la tensione è mq per a, ovvero è mq diviso mq più mp. Ho sostituito l'accelerazione che avevo ricavato. Mi sa che non è mq, è ma, credo si sia sbagliato. Non ho capito? È ma, non è mq. Un attimo. Il corpo si chiama A. No, si chiama Q. Ah, si chiama Q. E allora ho copiato male io dall'inizio. Grazie. La Q sembra una A, ma non è una A. È una ok. A. Ok, grazie. Quindi avremo mq per A e quindi ottengo che la tensione è uguale alla forza che viene esercitata dall'esterno, ma moltiplicata per un prefattore che dipende dal rapporto della massa di Q diviso la somma delle due masse. Posso sostituire qui dentro i valori e quindi qui ho la massa di Q era 2 kg, questa era 2 più 4 kg, questa era 10 newton, e quindi mi viene 10 terzi, e 10 terzi mi viene 3,3 newton, circa 3,3 newton. Quindi la tensione che esercita il filo è 3,3 newton. Quindi per rispondere alla ragazza prima che aveva fatto l'osservazione, quando io ho due corpi agganciati da un filo, il corpo 1 in questo caso è tirato da una forza di 10 newton, questa forza di 10 newton corrisponde a una tensione che è 3,3 newton in questa posizione, cioè la cinematica di Q di questo corpo qua è legata all'applicazione di una tensione che è 3,3 newton. Allora potete anche notare che quando uno ha ottenuto questa relazione qui, che questa quantità è adimensionale perché è un rapporto di masse e quindi effettivamente la tensione ha le dimensioni di una forza e quindi si misura in newton. E potete anche notare quello che succede se uno ha dei valori particolari delle masse. Ad esempio, se mp è 0, che succede? Se la massa di p è 0,
il rapporto che avete scritto qua è MQ diviso MQ è 1, la tensione è proprio pari alla forza esterna. Cioè se P non ha massa, non fa altro che prendere la forza esterna e ritrasformarla in tensione, che poi è quella che tira il corpo Q. Mentre vedete che se la massa di P è molto grande, allora la tensione tende a diventare molto piccola. E più grande è la massa di P, più piccola è la tensione. Allora, quindi ottenete questo risultato. Adesso, che cosa succede nel caso in cui ci sia attrito? Noi abbiamo trattato il caso in cui non c'è attrito. Cosa accade nel caso in cui non c'è attrito? Beh, dovrò semplicemente riscrivere le equazioni in altra maniera. Quindi facciamo caso 2. Attrito. E adesso ormai l'ho presa di punta, chiedo solo alla vostra collega, no? Abbiamo la forza esterna che tira qui, abbiamo, questo è un piano, quali sono le forze che agiscono su questi corpi? In particolare su Q, anzi su P, che forze agiscono? La forza esterna, poi? La tensione e l'attrito. Brava. Quindi la tensione, chiamiamola T con 1, e poi c'è una forza di attrito. Come è diretta questa forza di attrito? Nello stesso verso della tensione, opposta alla forza. Brava. Quindi c'è una forza di attrito dinamico 1, che è diretta in opposizione allo spostamento. Che cosa posso dire per Q? La tensione, e però stavolta c'è anche l'attrito. C'è la tensione, che in modo uguale all'altra tensione, e poi c'è la forza di attrito. E come è diretta questa forza di attrito? Opposta alla tensione. E quindi sarà una forza di attrito dinamico 2. Adesso, quando vado a scrivere le equazioni di Newton per questi due corpi, che cosa avrò? Avrò T con 2 più forza di attrito dinamico 2 deve essere uguale a massa di Q per accelerazione, e ormai ho digerito il fatto che le due accelerazioni devono essere uguali, e quindi non la chiamo neanche a Q, la chiamo A. Per il corpo P scriverò T con 1 più forza di attrito dinamico 1 più forza applicata dall'esterno deve essere uguale a massa di P per accelerazione. Scusate, qui avevo dimenticato il segno di vettore. Questa è un'accelerazione. E avrò queste due equazioni. Quando le vado a proiettare... Prima cosa, adesso... Prima di tutto so che T1 il modulo è uguale a T2 è uguale a T, cioè le tensioni sono uguali. Poi che posso dire per la forza di attrito dinamico 1? Quanto è il suo modulo? È uguale alla forza esterna. È uguale alla forza esterna? Cioè sono uguali? No, c'è pure la tensione che va sottratta. C'è anche la tensione. Sarebbe la forza di attrito dinamico più la tensione sarebbero uguali e opposte alla forza esterna se l'accelerazione fosse nulla, ma in generale non lo è. Quindi la somma di queste forze mica è detto che sia zero. No, io vi sto chiedendo, la forza di attrito dinamico che subisce un corpo che scivola su un piano con attrito dinamico mi con P. E quanto mi con D per N. Il coefficiente di attrito dinamico, in questo caso del corpo P, per la reazione normale. Ma la reazione normale, secondo voi, qua, la N1, quanto è intensa? Meno Mg.
ha la stessa intensità della forza peso più 1, quindi chi è la forza peso? Mp per l'accelerazione di gravità. Torna? Sì. Lo stesso posso dire per la forza di attrito dinamico 2. La forza di attrito dinamico 2 ha un modulo che è il coefficiente di attrito dinamico del corpo Q per la massa del corpo Q per l'accelerazione di gravità. Questo posso scrivere, questi sono i moduli. Allora adesso, quando ho queste due equazioni vettoriali qui, questa e questa, e le vado a proiettare lungo una direzione X, no? Che cosa ottengo per la prima? Forse potevo lasciare il disegno. Sì. Per la prima che cosa ottengo? La tensione T2 tira nel verso delle X positive, abbiamo scelto l'asse X così, no? Verrebbe T2 meno la forza di attrito, la seconda forza di attrito. Meno mi con dQ per la massa di Q per G. La tensione la chiamo T, perché abbiamo detto che in modulo valgono T tutte e due. Deve essere uguale alla massa di Q per l'accelerazione. Nella seconda equazione che cosa scriverò? Meno T. Meno T. Meno. Meno. Mi D. Mi D P. Per la massa di P per G. E poi? Uguale. Più F. No, più. Più F. Più la forza che viene applicata dall'esterno, da qualcuno che tira, uguale MP per l'accelerazione. Io aggiungo queste due equazioni qua. Adesso, no? Ho un'equazione in cui ho due sole incognite, T ed A, me la risolvo esattamente come prima, sommando. Quando sommo, T e meno T si semplificano e quindi ottengo meno mi D del corpo Q per la massa del corpo Q meno mi con D del corpo P per la massa del corpo P e mi metto a fattor comune l'accelerazione di gravità più la forza esterna deve essere uguale quando sommo questi due termini qui, somma delle masse moltiplicato per l'accelerazione. E quindi ricavo che l'accelerazione che subiranno questi corpi è la forza esterna meno questo coefficiente, questo fattore che dipende dagli attriti, mi con dp per la massa di P per G diviso la somma delle masse MP più MQ. Quindi ottengo questa relazione. Adesso questa è l'accelerazione. Posso sostituire dentro i valori numerici, ma lo fate voi, ve lo lascio come compito. Sostituite voi i valori e trovate A. Una volta che io ho trovato l'accelerazione, posso prendere l'accelerazione, la posso risostituire qui dentro e trovare un'espressione per la tensione. Mi posso ricavare la tensione del filo. Adesso non me la fate ricavare, vi do solo l'espressione, me la copio, tensione è uguale a MQ diviso
MP più MQ più coefficiente di attrito dinamico Q meno il coefficiente di attrito dinamico P per MP per G. Siamo tutti. Professore. Eccoci qua. Quindi trovate questa espressione per la tensione e la tensione vi viene differente dal caso precedente in cui non c'era un attrito e come vedete la tensione, vi ricordate, quando non c'era attrito la tensione era data esclusivamente da questo termine qua. Questa è quella che noi chiamiamo F esterna. Era dato solo da questo termine. Vedete che si somma un altro termine qui. E allora vedete che la tensione può essere maggiore o minore del caso in cui non c'è attrito a seconda che MD Q sia maggiore o minore di MDP, a seconda che l'attrito tra i corpi e terra sia più grande o più piccolo uno rispetto all'altro. Quindi la tensione che deve esercitare il filo dipende dall'attrito. Chiaramente me lo aspetto, perché se devo tirare un corpo e quello tira un altro corpo con una fune, se c'è attrito a terra, ovviamente questo mi dà luogo a una tensione differente. Ad esempio, il caso semplice è quello in cui il coefficiente di attrito dinamico del corpo P sia 0. Allora, se il corpo P ha un coefficiente di attrito dinamico 0, vedete che questo termine qui sparisce e la tensione deve essere più grande del caso senza attrito, perché rimane questo termine qui, che è positivo, MDQ per MP per G, che dà luogo al fatto che la tensione deve essere più grande. Chiaramente se Q struscia per terra, per tirarlo devo esercitare una tensione più grande. Quindi ottengo questo risultato. Allora adesso...